Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sempre dalla solita location di Guantanamo praticamente, con le palle in mezzo alle palle, vi siete persi qualcosa, andate a beccare sempre nell'altro video e siamo qua ancora una volta con il nostro nutrizionista laureando in scienze della nutrizione umana, Leonardo. Oggi, in chiusura dell'ultimo video, abbiamo detto che comunque parlavamo di macronutrienti e appunto questi nutrienti che vengono consumati in maggiore quantità, sì. Importantissimi. Ragazzi, una cosa ci tenevo a dire, noi quello che diamo sono delle emozioni, ok? Essendo che noi questi video comunque li stiamo mantenendo, li stiamo facendo tutti di fila, ci tenevo a dirlo prima che li carichiamo sotto i commenti via di mazzate. Stiamo dando delle emozioni, sì, perché ti linciano su YouTube, se non lo sai. Stiamo dando delle nozioni sulla nutrizione umana, non sono troppo nello specifico perché YouTube non è una piattaforma che ti permette di fare questo tipo di video, in più i tempi sono abbastanza ristretti, se no dovremmo fare comunque ore di video, quindi chi cazzo te li clicca, già le visualizzazioni sono poche, infatti pure in 3 ore di video c'è male. Detto questo ragazzi, oggi parleremo di macronutrienti. Esattamente, partiamo dal carboidrati. Ecco qua, la fonte di energia. Sì, il maggiore consumo dell'umano, diciamo. Ma anche quella forse più odiata, sì, perché sì, mi piacciono ma fanno ingrassare. Allora, iniziamo a capire che cosa sono e come insomma inserirli. Allora, sfatiamo qualche mito, perché non è il carboidrato a far ingrassare, ma è l'eccesso. Quindi non è il singolo macronutriente, sono i grassi che mi fanno ingrassare, sono le proteine che mi fanno ingrassare, sono i carboidrati, no, ma è un eccesso di uno dei tre, o tutti e tre insieme. Quindi, allora, in generale i macronutrienti sono chiamati macro perché consumati in maggiore quantità, sono le basi su cui costruire un piano nutrizionale, quindi senza di essi non si può andare veramente da nessuna parte. Il primo macronutriente che vogliamo spiegarvi oggi è appunto il carboidrato. I carboidrati, detti anche glucidi, hanno una struttura chimica che sono formati principalmente da carbonio, idrogeno e ossigeno. Apportano 4 kcal per grammo e nella dieta di una persona sana devono corrispondere al 45-60% dell'apporto calorico giornaliero totale. Ovviamente ricordiamo che tutti questi dati, tabelle, sono in qualsiasi libro di fisiologia, sono a parte questo, cerchiamo in post produzione comunque di inserirli da qualche parte, quindi o insomma qua o qua, insomma, poi Davide è il nostro dio del movie maker, quindi farà videomaker, scusate. Assolutamente. E quindi rappresenta il 45-60% del consumo totale giornaliero, percentuali che possono comunque variare in base al soggetto, in base al contesto. I carboidrati vengono suddivisi principalmente in 2 classi, carboidrati semplici, detti anche zuccheri, e carboidrati complessi. I carboidrati semplici, degli zuccheri, sono glucosio, fruttosio, saccarosio e galattosio, mentre i carboidrati complessi sono amido, glicogeno e fibra. Qual è la differenza? Che quelli semplici si trovano sia in prodotti di origine naturale che non. Però c'è anche una differenza tra questi due, perché i prodotti alimentari di origine naturale hanno un contenuto di zuccheri inferiore, come la frutta, come la verdura, perché al tempo stesso hanno altri componenti come vitamine, come acqua e come sali minerali. Mentre i carboidrati, gli zuccheri semplici di origine non naturale, hanno degli zuccheri aggiunti, quindi raffinati, lavorati dall'uomo, che altamente sconsigliati, esempio torte, merendine, oppure brioche, anche quelle cazzatine delle croccantelle, quelle cose, insomma, c'è roba confezionata, insomma, non è che sia proprio l'ideale. Ma sono salate, non sono dolci, sì, ho capito, però sono sempre un po' lavorate. Assolutamente, sono le cosiddette calorie vuote, come le bibite gassate, per esempio. Quindi già da questa prima classificazione dobbiamo prediligere le prime piuttosto che le seconde. I carboidrati complessi, come abbiamo detto, sono l'amido, il glicogeno e la fibra. Ovviamente per la fibra c'è un discorso a parte da fare che poi magari faremo. Il glicogeno è contenuto nei tessuti muscolari, mentre l'amido è formato da glucosio contenuto sempre nelle riserve muscolari, però immagazzina tessuto adiposo, quindi immagazzina energia praticamente. Allora, cosa succede nello specifico? Che i carboidrati complessi sono a lento rilascio, quindi se noi ingeriamo
un alimento che contiene carboidrati, il corpo lo scinde in glucosio. Come abbiamo potuto vedere da questa classificazione, il glucosio è la molecola dominante di carboidrati, quindi il glucosio entra in circolo. Una volta che entra in circolo, cosa succede? Che va a finire nel fegato e... Entra in circolo. Aspetta un attimo. Cazzo, dove la glicemia nel sangue, porca puttana. Allora, il glucosio, abbiamo detto che... Il glucosio entra in circolo. Se il livello di glucosio nel sangue aumenta, quindi la glicemia, a quel punto delle cellule che si trovano nel pancreas cominciano ad erogare una maggiore quantità di insulina, che è un ormone che ha come compito quello di indicare alle cellule di andare ad assorbire il glucosio. Quando le cellule assorbono il glucosio, la glicemia scende. Inoltre dal pancreas sempre si producono delle cellule che a loro volta erogano un altro ormone definito glucagone. Questo ormone ha come compito quello di segnalare al fegato di rilasciare i carboidrati immagazzinati. Questo rapporto che c'è tra i due ormoni, insulina e glucagone, fa sì che il nostro organismo rimanga sempre e costantemente fornito di glucosio, anche perché il glucosio è fondamentale inoltre anche per il nostro cervello, perché il nostro cervello ha bisogno di zuccheri, di energia, e funziona solo tramite il glucosio che possiamo acquisire con l'alimentazione. Detto questo, l'importanza del glucosio, possiamo affermare che la funzionalità principale dei carboidrati è quella energetica, quindi questo si ripercuote nell'ambito sportivo e può avere sempre nell'ambito sportivo tre processi metabolici. Il primo processo metabolico è immagazzinazione di energia, il secondo processo metabolico è erogazione di energia, il terzo processo metabolico è trasformazione in adipe, trasformazione in grasso, cioè un eccesso di carboidrati si trasformerà in grasso. Questo, diciamo, è nell'ambito sportivo. Poi, se vogliamo fare qualche puntualizzazione, l'atleta deve assumere carboidrati sì quando? Due ore e mezza prima il workout, quelli a lento rilascio, in modo tale, quindi carboidrati complessi, in modo tale che abbiamo le energie necessarie per affrontare gli sforzi ripetuti, e nell'immediato, per esempio la frutta, la classica banana consumata, perché quello è uno zucchero semplice e fornisce energie immediate, a differenza di quelli complessi. Questa principalmente è la classificazione dei carboidrati e nell'ambito sportivo. Ovviamente ci sarebbe una marea di cose da dire. Però noi ricordiamo, già il video sarà sicuramente uscito un pochettino più lungo. Già un po' più lungo. Perché noi, come al solito, ragazzi, noi abbiamo lo schermo dove vediamo il minutaggio dietro, perché stiamo registrando praticamente con una compatta, quindi abbiamo lo schermo dietro e non riusciamo a vedere quanto tempo stiamo registrando. Ripeto e torno a dire che se volete puntualizzazioni, delle delucidazioni, comunque voi dei chiarimenti sull'argomento, potete tranquillamente scriverlo sotto nei commenti oppure contattarci sulle nostre pagine Instagram e Facebook, che sono il.sport.fit, dove saremo ben lieti di approfondire l'argomento, o comunque se vediamo che comunque a gran voce il pubblico richiede una puntualizzazione solo su quel tipo di argomenti proprio in dettaglio, noi la possiamo tranquillamente fare. C'è una marea di roba da dire, ma in linea generale è questo: cosa sono i carboidrati, come vengono classificati e nell'ambito sportivo più o meno come su, diciamo. Prossimo macronutriente cosa sarà? Il prossimo macronutriente è proteine. Ok, ti fermo qua perché ci vediamo al prossimo video. Ragazzi, abbiamo dato già le indicazioni, vi ripeto, stanno uscendo un sacco di video, un sacco di novità sul canale, quindi per rimanere sempre aggiornati con noi iscrivetevi e attivate la campanellina. E niente ragazzi, buon allenamento da InSport, ciao!